ma che via dalla chiesa finalmente ha il suo sottopasso. Speriamo non si allaghi tanto quando arriveranno le piogge torrenziali, come ci ha abituato ormai il clima ultimo delle stagioni qua invernali e autunnali. Ecco, io però svolto a sinistra perché qua hanno fatto una segnaletica sperando che chi sale qua a quei colibri bene la frizione, guardate! Oh, finalmente il sottopasso! Potevano illuminarlo meglio, comunque. Ecco, qua hanno messo un lampione doppio forse, vediamo. Oh, sono passato su via Berlinguer. Un anno e mezzo che non passavo da via Berlinguer. Hanno asfaltato, vabbè. Non è mai troppo tardi, dai. Ho avuto il timore nelle riprese passate, no? Quando c'era il ponte in costruzione, quando c'era il cantiere. Dicevo sempre agli amministratori o a coloro, gli ingegneri che, e operai che operavano, sentite che purtroppo in questa vita siamo di passaggio, lo vorremmo vedere completato prima che ce ne andiamo, insomma è stato molto drastico. Questo è il centro commerciale Atlantico della famiglia Perri. Qua siamo nella periferia, non sud, quasi, perché qua nei prossimi anni, nel prossimo decennio arriverà il centro di Lamezia, con il ponte che è stato aperto ormai, queste zone rivivono la viabilità in un modo celere, ecco. E io per arrivare a casa devo fare ancora qualche chilometruccio, non abito più in centro, ci vuole pazienza, non si può avere tutto. Tra poco ci metteremo sulla via Scarpino, via senatore Armando Scarpino, che era un senatore del Partito Comunista. Una volta fece il comizio da un balcone del Rione Popolare dove abitavo io a Vienicodera. Mi ricordo lì da una famiglia che conosciamo tutti di sinistra, lì il senatore Scarpino fece un comizio da un primo piano di una casa popolare. Questo me lo ricordo, ero un bambino, me lo ricordo. Erano gli anni che si parlava dell'omicidio Argata, no? Del proletario Argata, nel 74. No, ecco, siamo su via Scarpino, una via con la carreggiata separata dallo spartitraffico con la siepe. Questa è una via di 2 chilometri che congiunge via dei Bizantini e via del Progresso. Ormai ci sono una, due, tre rotatorie in mezzo in questi 2 chilometri. L'ultima, questa davanti a noi adesso, è stata aperta da qualche anno, da un anno. E, insomma, chi abitava nei pressi logicamente era penalizzato a fare il giro e a fare traffico lì vicino al commissariato. Questa rotatoria qua, vedete? È pure pericolosa, che congiunge molto traffico. Sabato 13 novembre, noi ci ritiriamo a casa dopo aver filmato l'importante consiglio comunale sulla sanità, è intervenuto anche il presidente Talarico, il commissario dell'ASP Mancuso, il dottore Mancuso, e adesso il sindaco Speranza, ci sono stati consiglieri, vedremo un po' l'ospedale di Lamezia, questo importante o grande ospedale, se verrà dotato, nonostante il piano di rientro per il deficit sanitario, se, attenzione che c'è una macchina che mi viene addosso, sì, lo ringrazio che si è fermato. Se rientrerà, questo ospedale sarà vestito di dignità come si aspettano tanti operanti del settore sanitario. Via dei Bizantini! Questa via porta poi all'autostrada, ma via dei Bizantini è lunga, fino alla rotatoria della cantina sociale, cantina dove c'è la chiesa nata da poco, lì in quella zona della cantina sociale. Ok, concludiamo, aspettiamo sempre la sorda rotatoria che vi dicevo giù in fondo a questo curvone dove purtroppo ci sono automobilisti che non rispettano i segnali di velocità. Qua c'è a pavimento un grosso, in effetti qua c'è una tomba di un bambino morto, vedete, che nel lontano 86 fu investito da un'auto che andava velocissima. Qui ci sono delle scuole a sinistra, ecco, e qua mettere una rotatoria vuol dire che si rallenta e non si arriva sfrecciando. Un muro qua è stato demolito da una macchina che ha sbanato una notte di questa scuola, quindi il comune ancora ritarda un po' a operare
il limite di velocità o questa rotatoria importante.